Logosfere è alla quarta edizione del Casa Cioc Licensing Forum, edizione 2010. Siamo in compagnia di Paolo Lucci, direttore di Casa Cioc Italia. Ciao Paolo e bentornato su Logosfere. Grazie, grazie a voi, grazie. Paolo, ci racconti subito questa quarta edizione? Quarta edizione che è andata direi benissimo, migliore delle aspettative. Abbiamo, credo, dobbiamo ancora vedere le statistiche, abbiamo stampato 500 badge, ne abbiamo distribuiti 465, alcuni devono ancora arrivare. Tenuto conto che è un evento in cui i partecipanti pagano per entrare, è un ottimo risultato. Senti, focus un po' di questa edizione è il retail. Com'è la situazione del retail? Il retail è il nostro, non è il nostro focus, è il focus del mercato in realtà. Abbiamo avuto parecchie conferenze questa mattina, Feltrinelli, anche franchising. Feltrinelli non a caso si sta muovendo anche in questo senso. Il franchising è un business parallelo nato e stabilito dopo una ventina di anni in Italia. Abbiamo molti buyer in più rispetto all'anno scorso, buyer di Auchan, Carrefour, grandi buyer ma anche specialisti. Direi che l'attenzione anche da parte del retail sul licensing si sta finalmente manifestando, si sta materializzando e noi speriamo di esserne, come dire, un po' i facilitatori se non i provocatori, e questo ci fa assolutamente piacere. Di situazione del mercato in una post-crisi che non è ancora totalmente risolta. Vero, non è ancora totalmente risolta, i bilanci credo che non siano ancora totalmente positivi. Quello che vediamo qui, lo registriamo bene o male tutti gli anni, ma quest'anno mi sembra un po' maggiore come tendenza, è un ottimismo rispetto al futuro che sicuramente l'anno scorso anche non c'era, gli anni precedenti meno ancora. Mi piace pensare che questo dato è un business che si muove nel medio-lungo periodo. Oggi vengono definite le licenze che saranno sullo scaffale fra 24 mesi, 18 mesi. Il fatto che le aziende siano più vedano un futuro un po' più roseo all'interno di 18-24 mesi probabilmente è il segnale che stiamo tutti cercando, insomma. In Italia però ad oggi c'è ancora un gap sul licensing rispetto a quello che possiamo chiamare mercato Europa, mercato mondo. Secondo te a cosa è dovuto? Secondo me, mia personale convinzione, noi siamo stati il paese che ha creato Marlboro Classics negli anni 80, un progetto da giù il cappello, perché era un momento in cui si doveva parlare di fumo senza poterne parlare. Il Marlboro Classic è un marchio ancora da 30 anni ancora attivo. Abbiamo questo tipo di eccellenza. L'altra eccellenza è il Made in Italy. Armani, Dolce Gabbana, Versace sono nati grazie al licensing in Italia. Ci siamo un po' persi, nel senso che la moda si è fratturata, da una parte i brand globali che lasciano le licenze, dall'altra parte i brand, diciamo, meno importanti che decidono speculativamente di mungere, tra virgolette, sul proprio marchio. Questo ci ha trovato un po' poco, diciamo, proattivi e propositivi in termini strategici. È anche un dato di fatto che l'entertainment, sia giapponese che americano, è arrivato pesantemente con strategie create o in Giappone o in America e sviluppate qui dal punto di vista unicamente commerciale. Questo ha dato un po' più spazio all'azione che non al pensiero. Mi sembra di vedere però che anche in termini di pensiero ci sia una sorta di nuovo rinascimento. Mi piace pensare che oggi per fare brand extension, prima che ancora license, si pensi e si agisca secondo quella che è una strategia che ci si dà, anziché concludere licenze con amici piuttosto che la prima opportunità che viene evidente. Paolo, so che hai scritto un libro, argomento licensing, ci racconti il titolo, di cosa parla? Grazie per la domanda. Ho scritto un libro che si chiama Brand Jam, che edita Lupetti, che è un editore di comunicazione principalmente. Io sono convinto che licensing sia principalmente comunicazione, non a caso tutti i linguaggi della comunicazione vengono assolutamente utilizzati dal licensing, pensiamo a calciatori e veline e marchi come Baci a Bracci, Sweet Ears, eccetera. Il libro parla di questo, vengono presi in esame casi per me miracolosi, Playboy che da
rivista maschile di un certo tipo diventa icona femminile, l'80% del prodotto Playboy oggi è occupata dalle donne. Questo è un miracolo di comunicazione avvenuto tramite il licensing, ma innanzitutto di comunicazione. Il libro parla un po' di questo, mi piace pensare che possa diventare uno spunto anche per uomini di comunicazione, comunque agenzie di comunicazione, che purtroppo questo mercato conoscono ancora poco. Paolo, grazie e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie a voi.